Ripartiamo dunque dalla struttura di Facebook, che, come abbiamo detto, alla pari di ogni altro social esistente, in fase di apertura di un nuovo canale, richiede una decisa attenzione in quelle che sono le impostazioni di quel canale. Lo abbiamo visto all'interno della mappa, abbiamo scoperto che esistono tutta una serie di feature e di impostazioni che è bene conoscere per predisporre la nostra sezione nel modo che più. Ci piace nel modo che meglio asseconda, ecco la nostra eh, presenza online. Per questa ragione, è ben fin dall'inizio andare a settare queste impostazioni. Partiamo proprio da lì. Clicchiamo nel pulsante impostazioni, ed ecco qui. Poco fa abbiamo modificato la visibilità della pagina proprio attraverso questa area. Allora la schermata che stiamo osservando si divide in due tronconi, quella di sinistra dove abbiamo tutta una serie di voci e sottovoci estremamente importanti e quella di destra all'interno della quale poi abbiamo le specifiche di ciascuna voce presente nella colonna sinistra. La prima sezione è tra le più importanti, in realtà diciamo che Facebook ci aiuta a comprendere il senso di ogni singola voce. Quello che però più conta è comprendere che il modo in cui si svilupperà la nostra presenza online e le nostre attività eh, all'interno diciamo, di, di questa pagina dipende veramente da noi, dipende da queste impostazioni. Non le analizzerò tutte una per una perché in effetti molte sono sufficientemente comprensibili nel modo in cui, come appena detto, Facebook ce le esprime, ce le racconta, ce le descrive. Ebbene però porre l'attenzione su alcuni passaggi chiave, tra le quali il fatto ad esempio che una pagina possa ricevere o meno dei contatti attraverso il sistema di messaggistica, appunto l'app Messenger, il fatto che la pagina possa essere o meno taggata, il filtro volgarità o eventualmente la moderazione della pagina. Ora, il filtro di volgarità normalmente è diciamo un automatismo della pagina che ovviamente... In alcuni casi può anche richiedere un nostro contributo perché ci sono alcuni termini che magari potrebbero attivarsi impropriamente. Faccio un esempio. Magari scrivo qualcosa e un utente commenta con l'espressione az in senso positivo per dire Wow, bella questa cosa! Magari potrebbe essere letto male da Facebook, quindi c'è a chi piace, c'è a chi non piace il filtro volgarità. Al contrario, la moderazione della pagina invece può contenere facciamo un esempio specifico un termine chiave che magari ci può dar fastidio. Un esempio banale, eh, sia chiaro che non è un giudizio politico, ma essendo contestualizzato nel momento attuale potrebbe aiutare, è, è quello ad esempio di alcuni partiti che alle prese con polemiche ricorrenti decidono di bloccare una serie di termini chiave in modo tale da, da poter arginare a monte gli eventuali flame. In questo modo, quando ad esempio diciamo ecco siamo oggetto di eh, un attacco oppure per qualsiasi ragione non vogliamo che si utilizzi una determinata parola, sapendo di poter integrare qui a monte la moderazione dell'uso di quel termine, abbiamo anche la tranquillità di poter vivere la nostra eh, pagina, la nostra esperienza sui social con più tranquillità. Dovete immaginare che ovviamente un'azienda, tanto per fare un esempio, che magari ha a che fare con prodotti vegani o un'azienda legata al mondo eh, di una confessione religiosa qualsiasi, di attacchi e di offese ne subiscono tanti, il che vuol dire dover mettere una figura a moderare l'area. Di conseguenza, disporre di strumenti di moderazione ci facilita il compito e diciamo, ecco, ci aiuta a tenere più pulita non solo la pagina ma anche tutto ciò che accade nei commenti ad ogni post della pagina vi faccio anche notare che la funzione è così utilizzata interessante diciamo dal punto di vista tecnico che addirittura si può caricare un foglio.csv quindi un documento di tipo excel per eh, chi magari è poco avvezza a questo tipo di estensioni e così da eh, caricare in un colpo solo tutta una serie di termini di, di, di espressioni eccetera che non ci piacciono L'utente singolo, il digital artist, l'illustratore, il, il grafico, il fotografo, il professionista, magari ne farà a meno, ma è bene sapere che esiste questo genere di sezione. Eh, possiamo effettivamente inserire la nostra pagina in un'area di suggerimenti e soprattutto, cosa molto interessante, un qualcosa che fra l'altro può interessare a tanti nostri clienti, siamo noi a dover eventualmente indicare all'interno della pagina eh, la volontà di voler scrivere dei post in più lingue. Attivando questa opzione, che cos'è che si innesca? Salviamo la modifica. Si innesca una funzionalità come quella che adesso andrò a mostrarvi. Vado all'interno della mia fanpage, simulo la scrittura di un post, ovviamente non darò l'ok okay, e scrivo oggi è una bella giornata. A questo punto, cliccando sull'opzione che si attiverà, posso indicare che la frase iniziale è in italiano e che ne voglio una traduzione in inglese. Subito Facebook modifica la frase, la traduce con un automatismo del tutto simile a quello di Google Translate, il che ovviamente significa che dobbiamo farci attenzione nella fase di traduzione, cioè posso anche richiedere per esempio altre lingue, quindi non, è solo, non sono solo due lingue di riferimento, ma faccio un esempio. Voglio tradurla in bielorusso. Ovviamente devo essere sicuro che in bielorusso che, i caratteri che vedo traducano oggi è una bella giornata. Quindi attenzione, va bene l'automatismo, ma verifichiamo sempre che cosa è stato scritto. Meglio se lo scriviamo noi. Qual è la particolarità? Tempo addietro non avevamo la possibilità di scrivere un contributo in più lingue e non era assolutamente strano trovarsi aziende che avevano pagine diverse, una per lingua. Ad un certo punto Facebook diede la possibilità ai big brand, per così dire, chi aveva pagine, per esempio una presenza worldwide in tutto il mondo, dava la possibilità di avere un'unica pagina che però nascondeva dietro di sé una sorta di gestionale in modo tale che la filiale italiana potesse scrivere in italiano, quell'inglese in inglese, la francese in francese. Poi, a seconda dell'utente che si collegava a quella singola fan page se il profilo di quell'utente era in francese, si vedeva la sezione tutta tradotta in francese, se aveva l'utente il profilo in italiano o in inglese, lo vedeva nella lingua di riferimento. Questi post funzionano esattamente alla stessa maniera. Immaginiamo un digital artist che magari vuole crearsi un pubblico in Italia, ma contemporaneamente sa che se utilizza la lingua inglese, impostando tutta la pagina in, almeno in doppia lingua o comunque in inglese, e potrebbe eventualmente captare un pubblico che è molto più numeroso di quello italiano e quindi, diciamo, crescere più velocemente. In passato, dovevamo scrivere i post in doppia lingua, qualcosa di brutto a vedersi. Adesso la cosa è cambiata e possiamo scrivere in più lingue contemporaneamente. Attenzione perché. L'integrazione di un elemento fotografico in questo momento non è subordinato alla eh, diciamo doppia lingua, per cui eventualmente ciò che si può fare è scrivere per esempio un post in una lingua e un secondo post in una seconda lingua, così da associare un soggetto visivo con eh, la lingua di riferimento. Un esempio banale, magari devo pubblicare un post dove c'è il titolo di un elaborato che dice Nuovo lavoro, eh, sta arrivando il progetto in Photoshop, tanto per dire. In italiano sono così, in inglese l'espressione suonerebbe diversamente ed è brutto che magari l'utente che ha il profilo in inglese legga Today is a beautiful day, bella la mia pronuncia dell'inglese, lo so, e, e poi magari si trova l'immagine in italiano, con il testo in italiano. E allora in questo caso uno degli escamotage, ma vedrete che pian piano lo strumento migliorerà, eh, L'escavotage è quello di pubblicare un post diciamo nativo, organico, in italiano, con l'immagine in italiano, con il testo dell'immagine in italiano, Il secondo post dove la lingua preferita e predefinita magari sarà l'inglese, con l'immagine di riferimento differente. Non è perfetta questo approccio, vedrete che comunque non è esattamente così lineare come l'ho descritto, per cui magari dovrò effettivamente... Eh, comunque inserire un minimo di traduzione perché vi faccio notare che se scrivo una sola cosa scrivo per esempio today is a beautiful day in questo momento non sto indicando a facebook qual è la lingua di pertinenza e fa fede la lingua diciamo di base dei contenuti quindi quella in italiano per capirci quindi chiaramente a questo punto dovrei diciamo aggiungere oggi è una bella giornata e poi eventualmente indicare utilizzando l'opzione di traduzione la traduzione per l'appunto di lingua particolare. Piccolo escamotage che ovviamente diciamo eh, ci servirà per ovviare a questa cosa e quindi magari dare prevalenza alla lingua di riferimento principale giocandosela un po' sull'elemento grafico. Alcuni lo fanno e quindi per esempio pubblicano due post dove la lingua principale una volta è una, una volta è l'altra o in qualche modo ecco, si cerca effettivamente di Utilizzare vie traverse, ad esempio si evita l'integrazione di testo in lingua nell'immagine o si sceglie direttamente l'inglese, così io pubblico un post in più lingue e mantengo nell'immagine l'inglese che, bene o male, comunque tutti capiscono. Differenze, però, come ho detto, vedrete che pian pianino anche l'integrazione completa dell'immagine, dei video, eccetera, potrà essere poi diversificata. In fase di advertising vedremo che già ci sono anche degli strumenti in più. Che in realtà fanno già questo lavoro. Comunque, si tratta diciamo, semplicemente di comprendere il meccanismo, fare delle prove e adattarsi. Fare delle prove significa sfruttare il fatto che la pagina in questo momento è oscurata, quindi posso tranquillamente testare il necessario senza problemi. Fra l'altro, se vi posso dare un consiglio, io stesso ho un paio di pagine che sono sempre chiuse, non c'è pubblico, all'infuori di qualche mio collaboratore. Quelle pagine mi servono per testare le nuove funzionalità e in generale è sempre bene tenerle in considerazione questo genere di opzioni proprio per verificare cosa succede a tutto tondo all'interno di tutte le aree. Detto questo, torniamo nella sezione impostazioni e segnalo quella che è la traduzione automatica che possiamo eventualmente scegliere di attivare o meno. Infine, è proprio qui dentro che troviamo anche la possibilità di unire le pagine doppie, molto comodo se ad esempio nel corso del tempo si è fatta la sciocchezza di creare un profilo utente, quindi come se fosse una persona fisica, col nome di un'azienda, e magari Facebook, su segnalazione o perché si è accorta della cosa, eh, ha trasformato automaticamente quel profilo in fanpage e magari, capita molto spesso, l'azienda, la realtà persino io stesso potrei dotarvi di più pagine che effettivamente sono frutto di una problematica di quel genere. È bene sapere che ovviamente avere delle pagine che giacciono lì senza, uh, ehm, diciamo, come posso dire, aggiornamenti, eh, informazioni specifiche che sembrano magari abbandonate a se stesse, in realtà non danno l'immagine, potrebbero risaltare fuori il motore di ricerca e quindi spingere gli utenti su una pagina vuota mentre magari l'azienda o il professionista dall'altra parte hanno un contenuto molto più denso e interessante. Una volta analizzata quindi tutta quella che è la sezione relativa alle impostazioni generali, andiamo invece a coordinare quelle che sono le informazioni della pagina con i nostri scopi. Ovviamente Facebook, come detto, ci offre una serie di informazioni, eh, di alert in questo caso, che ci spingono a comprendere quanto siano necessarie questo, questo tipo di sezioni per l'appunto. Allora, descrizione generale, 255 caratteri che servono a raccontare chi siamo. Ebbene, prepararsi una buona descrizione di 255 caratteri che poi magari in varianti diverse per numero di carattere o formule possiamo poi riutilizzare all'interno di altri canali social. Ricordiamoci l'ho detto in un capitolo precedente relativamente alla nostra bio, che quel tipo di espressione non va lasciata al momento, quindi secondo l'ispirazione del singolo momento, ma va ovviamente organizzata e predisposta, anche se si tratta magari di un singolo professionista che ha solo banalmente due canali. Quindi qui andremo a inserire la nostra descrizione. Appena in basso le categorie ed è già qui, ad esempio, che possiamo iniziare. Ad integrare la specifica di eh, segmento commerciale, cibo e bevande, ristorante, si notino tutte le varianti, quindi ristorante e poi pizzeria, ed ecco fatto. Salva le modifiche: contatti, posso inserire il mio numero di telefono. Altre informazioni, se non ho un numero di telefono o non lo voglio mettere in chiaro perché magari eh, sono un professionista e preferisco non. Eh, non ricevere messaggi diretti neanche tramite WhatsApp, posso eventualmente nascondere questo tipo di sezione. Idem il sito web che posso eventualmente oscurare. Nel caso del sito web vi ricordo di nuovo il concetto della nostra casa virtuale, ovvero siamo noi a decidere se sia il caso di direzionare il pubblico tutto verso l'home page o su una sezione specifica migliore per quelle che sono le mie attività online. Un creativo magari ha un portfolio e preferisce andare direttamente in una sezione dove ha raccolto un lavoro per tipo mettendo in evidenza una sorta diciamo di area highlight all'interno highlights eh, io, io, io l'inglese abbiamo litigato nell'84 quindi purtroppo comunque ci capiamo male però eh, il concetto è chiaro eh, fondamentalmente dentro questa sezione dobbiamo andare a identificare un'area diciamo dove massimizzare quello che è l'arresa di ogni visita. La sezione degli highlight in generale ci serve a anticipare, per esempio, il portfolio, evitando che l'utente, dalla home page, saltelli arbitrariamente ad una sezione che magari non è la migliore per lui. Magari un creativo uh, ha delle illustrazioni, una sezione dei cataloghi, una al photo bashing, una alle fotografie. Però non sono tutte ugualmente importanti le avrà organizzate sul suo sito per pertinenza, ma fosse anche una voce X eh, nel centro di un menu, potrebbe succedere che l'utente casuale che finisce nella home page va a navigare all'interno del menu, finisce col cliccare in una voce al centro eh, diciamo, dell'elenco, finendo in una sezione che non rende bene l'idea del creativo. È un esempio banale, però succedono queste cose. Qualcuno si ricorderà che in un paio di webinar avevo fatto l'esempio di questa fenomenologia che era capitata proprio a me in una delle versioni del mio vecchio sito eh, barra portfolio. È importante invece prevedere il concetto della cosiddetta landing page, ovvero una pagina di atterraggio, che in senso lato significa che creo all'interno del mio sito o nei miei canali una sezione adatta, perfetta, per tradurre la visita scaturita dalla curiosità nata in una fan page in un atto concreto di apprezzamento, eh, di registrazione ad una newsletter, a eh, seconda dei casi si decide. Vale ovviamente anche per le aziende, è lo stesso presupposto. Un'azienda che per esempio ha tanti prodotti diversi può tranquillamente decidere di creare una sezione ad hoc all'interno del proprio sito per favorire la conversione. Lì è proprio il caso di parlare di landing page. Però, ecco, spetta sempre a noi il compito di indicare in maniera coerente un sito web verso il quale spingere i nostri utenti. Indirizzo email, idem compatate, poi abbiamo l'indirizzo che ovviamente diciamo, possiamo andare a specificare attraverso il form oppure giocando un pochettino con eh, la mappa dinamica che abbiamo qui all'interno della, della scena. In più i clienti visitano la mia azienda, il mio indirizzo, se voglio lo specifico diversamente lo eh, diciamo, evito di mantenere flaggato questo questo pulsante chiaramente ci sono aziende che hanno una sede e fondamentalmente non vogliono che gli utenti vadano a visitarli e quindi specificano che l'indirizzo identificato non è visitabile per così dire non è aperto al pubblico continuando poi con l'esplorazione della pagina scopriamo come avevo anticipato che a seconda della tipologia di pagina si possono attivare una serie diciamo di feature che possiamo decidere più o meno di utilizzare. Ricordiamoci sempre che più informazioni diamo alla singola piattaforma, più la aiutiamo ad aiutarci e contemporaneamente, ricordiamoci sempre quella sorta di classifica a punti, più informazioni diamo, più punti otteniamo e di conseguenza, eh, per un meccanismo di causa-effetto abbastanza semplice da capire, alla fine ne otterremo una soddisfazione migliore anche davanti al nostro pubblico. Ricordiamoci che in alcuni casi effettivamente eh, magari trattiamo con superficialità delle sezioni che pensiamo che non siano utili. Lo vedremo con la tab Servizi per esempio. In realtà dobbiamo percepire la pagina come il nostro sito nel web normale. Il cambio di percezione al quale accennavo nell'introduzione a questo corso fondamentalmente si riferisce anche a migliorare il, no il modo in cui noi stessi ci caliamo in quella veste di piattaforma in piattaforma prevista a seconda poi del tipo di canale che scegliamo e quindi dobbiamo diciamo trattare la nostra presenza in maniera sempre professionale anche se magari ecco mi presento come grafico che sta Crescendo, che vuol far vedere eh, i tutorial che segue, le, diciamo, che ne so, la sperimentazione, il modo in cui vive questa sua passione legata alla comunicazione, in tutti i casi vale sempre la pena trattare quelle che sono le configurazioni della pagina, le impostazioni di Rito in maniera professionale, ne abbiamo sempre solo vantaggio, un vantaggio. Scorrendo verso il basso poi abbiamo anche la sezione impressum che come ci ricorda Facebook è un campo facoltativo. In questo caso abbiamo un limite di caratteri maggiore perché evidentemente la normativa vigente in alcuni paesi come Austria, Germania e Svizzera prevede che ci siano questo tipo di eh, box informativi e quindi ovviamente eh, dialogando magari con il nostro cliente o nel caso in cui la pagina sia nostra dovremmo eventualmente andare a preoccuparci anche di questa sezione. Nota a margine importante la normativa sulla privacy. Teniamo conto che siamo nell'era post GDPR, un evento o meglio una normativa che ha iniziato ad educare tutti sul concetto dell'uso dei dati e della gestione della privacy da parte di tutte le entità, anche il singolo utente che magari raccoglie iscritti in una newsletter. In generale la normativa sulla privacy va sempre specificata all'interno delle pagine perché eh, racconta un po' meglio che cosa l'azienda o l'entità, in questo caso il professionista, il singolo, eccetera, che cosa farà con quel tipo di dati e specifica nel, al meglio ogni singolo aspetto per cui. È importante preoccuparsi di avere un link legato alla privacy. Se poi, spulciando tra le funzionalità, parleremo del, della raccolta di dati quindi dei form all'interno delle pagine. Se poi dovessimo decidere di utilizzare ecco, una funzione come quella sarà doppiamente importante. Di nuovo richiesta da parte di Facebook. Per cui prevederla a monte quando si sviluppa un sito o anche una pagina personale è comunque buona educazione in termini professionali, mi riferisco a quello. Andiamo avanti. Sezione messaggi. L'area messaggi ovviamente si riferisce al modo in cui gli utenti possono interagire con noi ed è molto interessante perché già qui vediamo una sorta di avanguardia de, di quello che magari ehm, abbiamo fin qui, diciamo, uh, di ciò di cui abbiamo letto fin qui tante volte sui siti, ovvero sull'uso dei bot, automatismi, diciamoli chiamiamoli così. Si tratta effettivamente di avere la possibilità di velocizzare alcune relazioni un esempio, avvio di una conversazione su Messenger, mostra un saluto. Quando una persona ci contatta abbiamo la possibilità di fornirgli già le prime informazioni che non si traducono solo in un grazie per averci contattato. Immaginatevi ad esempio che un'azienda o un professionista come risposta eh, all'utente che lo contatta mostri un messaggio del tipo ciao, nome dell'utente. Eccolo qui. Grazie per avermi contattato. Hai già dato un'occhiata al mio portfolio? Clicca qui, per esempio. Questa personalizzazione limitata a 160 caratteri si serve anche diciamo, di un dinamismo legato all'etichetta che riconosce l'utente. Traduco: in questo momento eh, l'etichetta che Facebook usa in automatico è quella nome e cognome, cioè. Pinco Pallo Mario Rossi che scrive alla mia pagina leggerà un messaggio tipo Ciao Mario Rossi, grazie per averci contattato. Ma non sono assolutamente costretto a utilizzare questo tipo di formula. Posso utilizzare una personalizzazione con, semplicemente con il nome, solo col cognome ed eventualmente posso anche integrare il link alla pagina Facebook. Ora giustamente qualcuno potrebbe dire Aspetta, ma stiamo parlando della, di messenger della mia pagina Facebook. Quindi ha senso indicare l'indirizzo della pagina? Sì, perché come vedremo tra poco è possibile in questa stessa area nella quale ci troviamo generare un add-on da inserire all'interno della nostra pagina in modo da avere, andiamo a vedere il sito dei pirati grafici, Messenger sul nostro sito. In questo caso per esempio quando ho sviluppato il sito dei pirati grafici ho introdotto Messenger e chiaramente qui potrebbe far comodo inserire il link alla pagina e dire... Ciao, hai bisogno di noi? Scrivici qui. Nel frattempo non ti dimenticare di mettere il like alla nostra pagina. Link dinamico che andiamo a prendere, eccolo qui, direttamente attraverso i pulsanti di personalizzazione. Importante quindi conoscere questi aspetti, queste funzionalità, perché tutte possono aiutarci a migliorare le relazioni online, dentro e fuori il singolo social. Indirizzo di Messenger, come detto ormai è un'entità a sé stante, di conseguenza possiamo sfruttare il link di pertinenza, copiandolo banalmente, per collegarlo a un pulsante all'interno del nostro sito. Magari, anziché utilizzare i classici form, potrebbe farci comodo integrare direttamente Messenger, in questo modo tra un automatismo, un saluto automatico o una facilitazione dovuta al fatto che siamo spesso su Facebook, rendiamo più fluido lo scambio con un, un utente che magari arrivi sul nostro sito. Insomma, ci sono effettivamente dei vantaggi a conoscere questo tipo di strumentazione, che vanno benissimo anche per un professionista. Magari un professionista che è tanto sui social, ma che legge poco le email, dico per dire, oppure appunto, sfruttando, diciamo, la dinamica del saluto automatico, magari questa cosa effettivamente ci facilita per portare l'utente lì dove vogliamo che esso arrivi. Per aggiungere Messenger al sito web, molto semplice, basta cliccare sul pulsante inizia, seguire i rapidi passaggi tra i quali, ad esempio, specificare la lingua, mostrare un messaggio di saluto di nuovo personalizzato, qui abbiamo solo 80 caratteri, proseguire scegliere se utilizzare il colore caratteristico di Messenger oppure personalizzarlo con un nostro colore. Io nel caso dei pirati eh, ho utilizzato il nero che ricorda diciamo, la bandiera dei, dei pirati, per l'appunto, oggetto ovviamente della brand identity dei pirati grafici. Ma ci sono, per esempio, persone che preferiscono magari lasciare il colore originale che facilita ecco, la riconoscibilità dell'icona di Messenger. Si tratta di scelte personali. Alla bisogna qui possiamo inserire un codice esadecimale ed ecco che praticamente tutto si colora secondo le nostre necessità e si armonizza meglio magari con la pagina all'interno della quale l'abbiamo inserito. Si specifica il dominio dotato ovviamente di eh, certificato, di HTTPS. Si va poi eventualmente a valutare se inserire il codice a mano o se abbiamo un webmaster che ci segue sul sito, inviare a lui direttamente il codice da inserire. L'inserimento del codice è piuttosto semplice, a parte che Facebook vi dice esattamente dove lo dovete inserire e in che termini. In ogni caso, basta copiare il codice negli appunti e con un bellissimo CTRL V incolla andare a depositarlo dove serve e il gioco è fatto. Più avanti pubblicherò un mini corso legato all'HTML dove vedremo che anche lo sviluppo di una um, landing page basilare, per così dire, eventualmente si può servire di questo codice con alcune manipolazioni. Esempio, il sito di AN3, l'artista musicale di cui vi parlavo, quando l'ho sviluppato... Ecco, intanto vediamo che io ho inserito anche qui Messenger, che avrete notato come sul sito dei pirati che inizialmente parte chiuso, quindi l'icona si mostra in basso a destra ma non esce subito la finestrella. Di default in realtà il codice che vi ho fatto appena vedere eh, prevede che questa finestrella sia aperta subito insieme con il sito. Esistono però delle piccole modifiche, poi vedremo dove, che ci permettono magari di andare a manipolare questo tipo di aspetto e fare in modo che effettivamente la chat eventualmente si presenti in maniera diversa quella che stiamo vedendo qui qui abbiamo un pixel di facebook poi vedremo a che cosa serve e qui abbiamo per esempio il codice legato per l'appunto alla chat di rito che in questo caso è stata leggermente modificata da me per ottenere un tipo di eh, diciamo di, di aspetto differente anche in questo caso sarà facebook poi lo vedremo ad assisterci a Tutto tondo per quanto riguarda diciamo, l'integrazione di questo e di altri elementi, e ne parleremo però poi più avanti quando citeremo anche l'Open Graph e le preimpostazioni delle pagine a cura di Facebook. Andiamo avanti. Una volta che ho terminato, clicco su Finisci e automaticamente nella pagina comparirà l'iconcina di Messenger. Ci sono anche altre configurazioni perché abbiamo anche la possibilità di configurare delle risposte automatiche. Cliccando su Configura finiremo in un'altra sezione della pagina. Quindi notate bene, io adesso sto per cliccare, che pigiando il pulsante Configura non ci troveremo più all'interno dell'area Impostazioni, ma finiremo altrove. Clicco. Ecco che si apre una sezione dove già le icone anticipano una serie effettivamente, diciamo, di... Um, novità che vedremo nel nuovo layout dove la barra a sinistra con tutte le icone al seguito danno direttamente l'accesso alle sezioni di riferimento in questo caso le risposte automatiche le troviamo effettivamente canalizzate in questo menu a tendina eccolo diviso per genere salute clienti messaggio per lo stato assente cosa succede di notte se qualcuno mi scrive che magari io non sono effettivamente online in quel momento quindi potrebbe effettivamente succedere che io non, uh, non ho la possibilità di Dar seguito a uno scambio, con questo tipo di, fu di funzionalità posso magari impostare una serie di orari a piacere, eccoli durante i quali mostrare. Ovviamente, io qui sto modificando solo uh, diciamo, le, i giorni di riferimento, però eh, si intuisce facilmente dove che posso tranquillamente andare a dire per esempio che dalle 9 alle 12:59. Tanto per dire, eventualmente qui effettivamente. Il mercoledì, eccolo qui in questa fascia deve avvenire qualcosa. Questo qualcosa, una volta configurati gli orari a mio piacimento, corrisponde questo qualcosa, ad un messaggio preimpostato. Magari imposto la mia fanpage in modo tale che tutte, tutti i giorni, dal eh, classico orario lavorativo, dalle 19 fino all'indomani mattina alle 8, tanto per dire. Visto che io non sono sicuro di poterci essere, vado ad integrare qui un testo di riferimento. Vi faccio notare che aumentano eh, il numero di caratteri a disposizione con tanto al solito di personalizzazione. Quindi, magari anziché lasciare abbandonare l'utente al suo destino, posso decidere effettivamente di inserirgli un invito. HTTPS: eccolo. E digli, ciao Ciccio, in questo momento sto dormendo. Fatti una vita anziché scrivere alle 2 di mattina alla gente. Comunque, eventualmente, clicca qui. Tanto per dire in questo modo, sulla destra andiamo a vedere l'anteprima. Eccolo qua, ecco. In questo modo, praticamente, l'utente otterrà una risposta automatica che migliorerà le relazioni tra il nostro pubblico e, ovviamente, quello che è poi praticamente il nostro canale. Risposta istantanea. Nel caso di risposta istantanea, ovviamente diciamo, Facebook ci spiega di che cosa si parla. Rispondi al primo messaggio che qualcuno invia a Ciro. La prima volta che un utente in assoluto collega la nostra pagina, possiamo eventualmente diciamo, associarla di nuovo ad un genere diverso di comunicazione. Messenger, Instagram, diciamo che di nuovo c'è questa logica questa impostazione di messaggi automatici che ci aiuta nel modo in cui gestiamo la nostra presenza e nel modo in cui lavoriamo. Suggerisci domande che le persone possono fare alle tue pagine. Questo è molto più utile magari per un'azienda di un professionista che apre la sua pagina, ma è bene sapere che esiste. Quindi una volta che l'azienda sa quali sono le domande tradizionali che riceve con una certa frequenza, le può prevedere e di conseguenza andare ad impostare domande e risposte. Eccolo qui, domanda 1. Quanto sei bello? Se qualcuno chiede quanto sei bello, la risposta automatica sarà tantissimo, anche di più banale, insomma, giusto per scherzare, allegato, pulsante, cioè possiamo realmente andare ad offrire uno strumento di lavoro. Un professionista questo genere di, eh, di canale può utilizzare, chiedo scusa, di opzione del canale, lo può utilizzare integrando un intro, un trailer, un video, un portfolio da far scaricare, oppure può portarsi l'utente in giro per i canali che vuole. Ebbene, ovviamente... Considerare queste sezioni e non abbandonare l'utente a se stesso, perché ricordiamoci che quando lasciamo libero l'utente di agire, l'utente che non è scemo, però è un utente comune, non è tenuto a conoscerci eh, solo perché magari ha deciso di seguirci sulla pagina, spetta a noi quindi il compito di costruirgli dei percorsi all'interno dei quali muoversi. E il vantaggio è tutto nostro. Rispondi al feedback. Ancora qui abbiamo effettivamente diciamo, una serie effettivamente di strumenti di riferimento, quindi possiamo in qualche modo scegliere di iniziare. Qui, ovviamente, parliamo anche di ambiente lavorativo, quindi ci sono messaggi, messaggi assai diversi. Ma il nostro compito è quello effettivamente diciamo, di preoccuparci dell'esistenza di quest'area. Siamo all'interno della sezione posta, ma siamo sempre nella nostra fanpage. Ciro Pizzeria Simulation Test 2020. Torniamo nelle impostazioni. Eravamo nella sezione messaggi, avevamo modificato le risposte automatiche, mostra chi sta inviando messaggi a nome della tua pagina. Questa feature è interessante soprattutto se la pagina la gestiamo in più persone. Magari siamo un team di lavoro, stiamo portando avanti la fanpage di un progetto dove siamo in quattro designer diversi o in quattro collaboratori a gestire il progetto. In questo modo... Quando praticamente diciamo, la persona risponde a nome della pagina, dentro, ovviamente stiamo parlando dentro l'area sempre messaggi, anziché mostrare al cliente, all'utente la dicitura Ciro Pizzeria ti sta rispondendo, come vedete qui nell'anteprima, praticamente c'è la possibilità di eh, diciamo, attivare ecco, una visualizzazione differente che ti faccia capire anche con quale operatore della pagina stai parlando. è anche un modo da parte di Facebook per... E come possiamo dire limitare il fenomeno dell'astrazione, ovvero se parlo con un'entità X, eh, fondamentalmente diciamo un tipo di percezione. Se parlo con l'addetto marco dell'entità X, la percezione è diversa. È la ragione per la quale molti call center quando ci contattano eh, alla fine, o quando li contattiamo noi, si presentano con tanto di nome. Un gesto diciamo banale ma che effettivamente però nasconde un'importanza strategica sicuramente da non sottovalutare. Veniamo adesso alla sezione Modelli e Tab. Questa è un'altra sezione abbastanza importante ma che probabilmente in tanti non conoscono o trattano con superficialità. Di che cosa stiamo parlando? Torniamo un attimino all'interno della nostra pagina. Il layout delle fanpage in questa fase, cioè nel momento in cui sto scrivendo, un certo tipo di, ehm, di aspetto, la copertina, l'avatar rotondo, i menu a sinistra e così via. All'interno di Facebook io in sostanza sono limitato da questo schema strutturale, ma nel corso del tempo Facebook ci ha offerto la possibilità di cambiare il modello di pagina, ovvero di cambiare il suo eh, layout in maniera significativa. Clicco su Modifica e scopro che Facebook mi mette dei modelli standard, ristoranti e bar, azienda eccetera, a disposizione da poter associare alla mia pagina. Quando io scelgo una di queste strutture esteticamente manterrò l'aspetto tradizionale di una fan page. Ciò che cambia, lo vedremo tra poco, è qualcosa di interessante. Scelgo ristoranti e bar. Consigliato, ovviamente, me lo dice Facebook, chiaramente legge la categoria di riferimento e me lo consiglia, ma nessuno mi vieta, per esempio, di addirittura scegliere, che ne so, politici, tanto per dire. Chiaramente potrei effettivamente, diciamo, farlo, ma non ha senso, bisogna secondare eh, i consigli di Facebook. Visualizzi i dettagli. Allora, ho appena detto che bisogna assecondare i consigli di Facebook, orecchie aperte. Qui dentro Facebook mi dice: Guarda, la tua pagina ha una serie di pulsanti e una serie di canali che sono praticamente quelli che troviamo qui a sinistra nel menu. E mi dice: per quelli che sono i miei studi, per quelli che sono, diciamo, i, i consigli che posso darti, le rilevazioni che ho eseguito, io Facebook ti dico che dovresti dotarti se la tua attività è quella di un ristorante, di queste voci. Home, offerte, recensioni eccetera in quest'ordine non bisogna sottovalutare i consigli che ci dà Facebook perché ricordiamoci che al di là della nostra opinione la quantità di informazioni e statistiche che gestisce Facebook lo inducono a massimizzare e migliorare il più possibile quello che è l'appello della pagina le sue funzionalità la capacità di interagire con i nostri clienti quindi magari io di base avrei detto che voglio lasciare i post poi le foto poi i video e poi le recensioni ma se Facebook mi sta dando questo consiglio, evidentemente sa che, presumibilmente, ecco, che i miei utenti per la categoria ristorante, con questo tipo di configurazione, si relazionerebbero ecco, un po' meglio con me. In sostanza mi sta dicendo cosa, cosa piace agli utenti, cosa rende meglio all'interno della configurazione di pagina. Non è vincolante, scopriremo che anche scegliendo questa opzione comunque potrò operare delle scelte. Ma si tratta semplicemente di far sì che quando l'utente atterra all'interno della mia pagina, in home, si trovi un elenco di eh, contenuti che rispetta quello che abbiamo qui di lato. Scorrendo qui all'interno della pagina, piano piano l'utente si troverà. Home in generale ovviamente, poi le offerte, le recensioni e poi le foto e i post. Seguire questo genere di consigli ci aiuta anche a capire come si muove il pubblico di Facebook. E anche questo parte del mio lavoro. Applichiamo il modello. Quando applichi questo modello vedrai le seguenti modifiche. Ok. Ecco che il modello scelto da standard di partenza è diventato Ristoranti e Bar. Intanto, come vediamo, Facebook ci dice che se vogliamo possiamo attivare le tab predefinite oppure le possiamo nascondere. In più, ogni, ogni singola tab può essere movimentata per drag and drop, per trascinamento all'interno dell'elenco. A che cosa corrisponde questo elenco? Vediamolo insieme. Vado qui, aggiorno adesso la mia pagina, tenete sotto controllo il menu a sinistra, lo vedrete cambiare. Ecco qui. Come detto, abbiamo qui la possibilità di scoprire fin da subito come è cambiato l'elenco delle voci. Recensioni, offerte. Recensioni, offerte e così via. Oltre a poter modificare quest'ordine predefinito nel modello che abbiamo scelto, possiamo integrare ulteriormente altre funzionalità. Funzionalità, scusate mi soffio il naso, funzionalità che potrebbero farci comodo. Per esempio, servizi, video in diretta, note e vetrina. Io adesso le attivo tutte così le vediamo a video. Dobbiamo inoltre ricordarci che ogni singola sezione, oltre a poter essere nascosta singolarmente, quindi solo temporaneamente non verrà eliminata, la ritroverò sempre nei pulsanti Aggiungi Tab, ogni singola sezione gode di un permalink, eccolo qui, ovvero un link permanente, chiamiamolo così come la traduzione suggerirebbe, da poter eventualmente indicare all'interno di ogni altra pagina online in uno scambio via email sul nostro sito dove ci pare piace. Questo tipo di approccio ci risulterà molto comodo tra poco quando parleremo delle note. Ora che ho configurato modelli e tab, andiamo un attimino a goderceli così capiremo anche meglio che cosa ci aspetta. Riduco un po' lo zoom della pagina. Allora, ci faremo adesso un giro all'interno di tutta questa sezione, sulla colonna a sinistra, colonna che è Sormontata dall'invito a generare il nome utente di una pagina. Fin qui in effetti eh, sembrava non essere una stretta necessità: il nome della pagina è quello che vediamo in alto, Ciro Pizzeria Simtest 2020 e questo codice. Solo che è brutto, immaginatevi di eh, leggerlo così. Immaginatevi di metterlo in un obiettivo da visita: dovreste scrivere facebook.com/slash ciro/facciamo finta che il resto non ci sia: ciro/111322. bla bla bla. In questo caso ciò che ci serve è quello che in gergo si chiama Vanity URL, indirizzo della vanità grezzamente tradotto, ovvero un link semplice da comunicare, da leggere, da capire. Per farlo, prima di andare a lavorare in queste sezioni, andiamo su Crea nome utente della pagina. Che nome utente vuoi per questa pagina? Chiameremo Ciro, pizzeria, SIM Test 2020. Questo nome utente non è disponibile, contiene caratteri non permessi, si riferisce ai trattini. Togliamoli. Ecco fatto. E dopo un veloce check, davanti ai 50 caratteri a disposizione, Facebook ci dice guarda puoi utilizzare questa pagina. Gli metto anche una A, visto che fondamentalmente, di esercizio in esercizio, di video in video che realizzerò, potrei avere la necessità di crearne una seconda creo un nuovo utente ed ecco che da adesso in poi l'indirizzo di pertinenza sarà facebook.me quindi fb.me ciro pizzeria eccetera eccetera questo sarà il mio indirizzo messenger e vediamo che è molto più elegante rispetto alla sequenza di numeri che avevamo intravisto prima diamo l'ok okay. aggiorniamo anche la pagina precedente eccolo qui dove anche nella sezione messaggi dove prima c'era l'indirizzo per connetterci alla pagina tramite Messenger è cambiato come giustamente deve essere. Modelli e tab e torniamo qui. Allora, le recensioni sono quella sezione che ovviamente conosciamo bene e ci permette di interagire con il pubblico di riferimento. Regola generale, se un utente lascia una recensione che sia positiva o negativa, essa va sempre gestita, anche quella negativa, anche la più aspra, persino quella offensiva. Il come gestirla è oggetto poi... Eh, del, di quell'insieme di regole e di eh, formamentis legata alla moderazione della, della pagina e degli utenti di questo poi ne parleremo però è importante fissare bene nella nostra mente l'idea che ad ogni recensione deve comparire la nostra risposta fosse anche un grazie perché magari il giudizio è estremamente positivo questo genere di presenza manifesta l'attenzione della pagina quindi dell'azienda davanti al cliente e vale anche con i professionisti che magari hanno messo su un portfolio in chiave Facebook e vogliono effettivamente migliorare, massimizzare la presa del loro seguito. Offerte. Le offerte sono esattamente ciò che la parola ci induce ad immaginare, ovvero una serie effettivamente di ehm, opportunità di rappresentare ciò che stiamo sviluppando, il tipo di business con il quale abbiamo a che fare. È bene attivarle, scoprire eventualmente che cosa riusciamo, diciamo, ad ottenere sfruttando questo genere di configurazione. Addirittura la possibilità di personalizzarla. Il modo in cui viaggiano poi le offerte all'interno del feed varia in ragione di una serie, diciamo, di opzioni che poi piano piano scopriremo. In ogni caso abbiamo dei box dove poter integrare dei testi, abbiamo, diciamo, il limite sull'offerta, possiamo specificare in che modo eventualmente l'offerta possa essere erogata o meno, se c'è un codice promozionale laddove abbiamo un e-commerce. O banalmente possiamo effettivamente anche spingere l'utente a capire se magari diciamo eh, questo tipo di offerta si riferisce ad un acquisto, un gesto istantaneo o un qualcosa di diverso. Anche il salva può essere effettivamente eh, indice di una volontà di considerare questa offerta. Ecco, vi faccio notare che già qui abbiamo anche la possibilità di integrare quelli che possono essere termini e condizioni. Sulla destra poi vedremo... Quando si pubblica qualcosa su Facebook c'è sempre la possibilità di programmare la sua pubblicazione, figuriamoci se così non è anche per un'offerta. Eliminiamo l'offerta. Foto. La sezione foto non credo che abbia bisogno di spiegazioni se non di un piccolo appunto. Ricordiamoci che quando creiamo un album, l'album non va considerato come un contenitore di immagini nel quale effettivamente mi limito a pubblicare quei contenuti così come vengono. Quando si pubblica un, un album, vi faccio vedere cosa sono solito fare io, quando si pubblica un album in generale bisogna sempre, sempre, sempre e dedicarsi ecco, alla cura di tutto ciò che effettivamente esso comprende. Voglio dire, un esempio banale, lo faccio vedere con dei post, sicuramente io pubblico l'album e invito gli utenti a cliccare. Ma in che modo lo faccio? Curando anche quella che è fondamentalmente la schematizzazione delle singole immagini e dei suoi contenuti, in generale, ovvero mi devo sempre preoccupare di andare a raccontare al meglio quello che è il contenuto della galleria di riferimento. Nel mio caso, io qui, ovviamente, diciamo, ho ricondiviso un post che avevo pubblicato, quindi qui effettivamente, io stesso sono venuto meno alla mia regola. Eh, per velocizzare insomma la pubblicazione, ma nel modo in cui ero effettivamente diciamo insomma in questo periodo avevo poca attenzione alla pagina, mia colpa. Sto cercando, vediamo un attimino l'album che, evidentemente, eh, mi ricordo male di aver pubblicato di recente. Vediamo forse l'avevo messo su m 3 Vediamo, vediamo, vediamo. Vediamo su foto. Ok. Clicchiamo su questo. Ok, quest'album, ad esempio, ha il suo nome, ha ovviamente la sua etichetta ha la sua descrizione. Vado in modalità modifica e per ogni singola immagine ho inserito effettivamente una breve descrizione che in questo caso, diciamo, era generica per tutte. Non è esattamente l'esempio che volevo farvi vedere, perché di solito, comunque, quando si tratta di elaborati particolari, sono solito modificare il testo di ogni singola immagine. Comunque, in questo caso, eh, già va bene per l'esempio che volevo fare, ogni singolo contributo si porta dietro un suo messaggio. Qual è lo scopo? Torniamo un attimino indietro. Nel momento in cui un utente, un visitatore della pagina, va a cliccare all'interno dell'album. Si deve obbligatoriamente ritrovare, obbligatoriamente in senso buono, si deve ritrovare con una descrizione che aggiunga qualcosa all'esperienza della pura visione. Poco fa vi ho detto che quando curiamo una pagina, sia che si tratti dell'avatar della pagina, sia che si tratti della copertina, per esempio, se è possibile, dove è previsto, andiamo ad integrare la descrizione. Perché così ogni singola immagine offrirà. Una informazione aggiuntiva preziosa dando modo all'utente di proseguire l'esperienza che non si limiterà più solo alla visione del contenuto ma magari ad un approfondimento tematico questa cosa qui questo lo posso far vedere almeno di questo sono sicuro di averlo fatto di recente per esempio quando io stesso sono andato andiamo nella sezione foto a mostrarvi eh, gli elaborati eh, dedicati alle foto a un esercizio di stile che stavo sviluppando, ecco prendiamo questa gallery. Ogni singola galleria che avevo pubblicato aveva una descrizione differente. Ora, qui è vero che in questo caso era un processo descrittivo, però quanto cambia l'inserimento di una descrizione che sia esaustiva rispetto a chi magari pubblica una gallery e lascia alla libera interpretazione dell'utente ciò che sta osservando. Ecco. È a quello che dobbiamo puntare. Quindi è importante effettivamente assecondare anche nella sezione di pubblicazione dell'album ogni singolo dettaglio possibile. E... Sezione Post, ovviamente Contributi alla pagina, inutile dirlo. Sezione Video. Ecco, già qui con la sezione Video c'è qualcosina in più da aggiungere. Chiaramente, nella sezione Video, che cos'è che va a eh, rappresentare? Andiamo un attimino sulla mia fanpage va a rappresentare quella che in sostanza lo posso fare vedere ecco in modo più carino per la pagina magari di am3 va a rappresentare l'organizzazione in maniera del tutto simile a quella che possiamo trovare all'interno di youtube ecco come si presenta la sezione video quando ben curata posso pubblicare un video e metterlo in evidenza in modo tale che così grande accolga il visitatore all'interno della pagina, una sezione che fra l'altro gode anche di un motore di ricerca dedicato alla sezione video. Poi ho delle cosiddette playlist, esattamente come accade su YouTube, io posso organizzare i miei video per contenuto, in questo modo avremo una pagina che pian pianino si andrà ad arricchire di quello che magari diciamo è il, il tipo di resa che voglio ottenere. Questo suddividere i contenuti per genere, in questo caso in playlist, è altrettanto importante, perché effettivamente un utente che si ritrovi l'elenco dei video buttato lì così, ok, potrà effettivamente scoprire i video in ordine cronologico, ma magari ci sono dei video che messi insieme in sequenza raccontano qualcosa di diverso, qualcosa in più. Quindi sono io a dover costruire quel tipo di narrazione strategica, a costruire quel tipo di aggregazione tematica. E come lo faccio? Attraverso l'ausilio delle cosiddette playlist. Playlist che ovviamente una volta che cominciamo a caricare i nostri video potrò eventualmente diciamo, associare ai video a mio piacimento. In maniera, ripeto, del tutto simile a ciò che accade all'interno di YouTube. Vi invito in questo senso, poi ne parleremo meglio in un prossimo video, a eh, considerare... Il potenziale comunicativo dell'aggregazione tematica o dell'aggregazione contestuale a seconda della piattaforma dove ci ritroviamo perché le playlist eccole ci permettono di mostrare i contenuti che vogliamo già filtrati allo scopo di nuovo di non lasciare libero tra virgolette l'utente di scegliere in maniera randomica casuale il contenuto io stesso quando pubblico dei video li associo a seconda della tipologia ai contesti diciamo, rappresentati dalle mie playlist, dove magari raccolgo dei contenuti importanti. Nel mio canale abbiamo contenuti divisi per genere: disegno, Plastic Theory, After Effect, questi due poi saranno oggetti di una serie di webinar molto particolari che racconterò, tutorial Adobe, eh, corti creativi e animazioni e così via. Questa logica si può riportare all'interno di Facebook. L'unica differenza è che queste playlist si riferiscono ai video che noi stessi pubblichiamo, di cui siamo autori. Quelli invece su YouTube sono anche video che io raccolgo online, che magari mi piacciono online eh, mentre magari ecco, spulcio il canale in cerca di qualcosa e con i pulsantini strumentali posso decidere di aggiungere magari quel tipo di video ad una delle mie playlist. Poi vedremo nelle lezioni dedicate a YouTube che ogni playlist ha anch'essa un suo permalink. Quindi la logica di riferimento la ritroviamo da una piattaforma all'altra, bene o male sono sempre quelle. E' anche per questo che quando tengo lezioni su Facebook specifico sempre che l'utente che effettivamente eh, è diciamo, abituato a se stesso a lavorare su Facebook ha la strada spianata su tutti gli altri social. Perché Facebook fondamentalmente ha talmente tanti strumenti che poi è facile che molti di essi li ritroviamo in altre piattaforme. Diciamo che è una delle piattaforme più ricche e complete dal punto di vista strumentale. Sezione eventi. L'evento può essere creato sia dall'utente sia dalla pagina. Infatti, pigiando il pulsantino crea evento, ecco che in maniera del tutto eh, semplice possiamo generare e costruire un evento legato alla fanpage. Notazione eh, nota a margine, annotazione importante. Gli eventi non vanno concepiti esclusivamente come ciò che può sembrare all'inizio. Per fare un esempio Tante volte, magari, uno, un utente qualsiasi, eh, decide di creare un evento in relazione ad una partecipazione sul territorio, all'installazione di un qualcosa, a un'apertura particolare, al lancio eh, di una sessione specifica. Immaginatevi, per esempio, eh, il classico Open Day che può essere per le scuole o il lancio di una nuova categoria di prodotti per un punto vendita, la riapertura di un punto vendita. Il professionista, magari, percepisce il concetto di evento esclusivamente limitato a un qualcosa che non, gli non lo rappresenta, che non gli serve. In realtà, ricordiamoci sempre il giochino sull'uso dei termini di cui ho parlato nei video precedenti, ovvero la parola è una cosa, l'interazione che essa comporta è diversa. Evento può essere anche l'arrivo di un progetto particolare all'interno del mio portfolio. Quindi un creativo che cosa fa? Lancia un evento e dice... Da adesso in poi, per un mese, svilupperò questo progetto. Ogni singolo aggiornamento lo leggo in maniera eh, lineare all'interno della pubblicazione di questo evento. Perché creo l'evento? Per raccogliere l'attenzione in quella fase che magari rappresenta una mia esplorazione o sperimentazione creativa di qualsiasi genere. Così facendo, in sostanza, mentre magari nella pagina porto avanti una serie di contenuti diversi, creo praticamente un angolo all'interno del quale porto invece avanti un altro tipo di contenuto, la sperimentazione visiva legata a un nuovo software, una nuova tecnica, a quello che vi pare piace. Questo genere di integrazioni nelle attività ordinarie rende più viva la pagina. Parliamoci chiaro, il feed di una pagina, cioè i contenuti che una pagina produce, spesso sono statici e ridondanti. In ogni caso, al di là poi ovviamente delle considerazioni singolari, ricordiamoci il presupposto consuetudinario, ovvero non sono io che mi adatto al social, adatto il social alle mie necessità. È un modo come un altro per cambiare ancora una volta il concetto di percezione di fronte effettivamente a quelle che sono le piattaforme social. Chiudiamo la sezione eventi, andiamo nella sezione informazioni ed ecco finalmente l'area che fa da contraltare a quella serie di impostazioni previste all'interno dell'area diciamo, dell che abbiamo iniziato fin da subito a manipolare. Qui dentro ritroviamo ovviamente quelle che sono ad esempio la categoria di riferimento che come scopriamo può essere modificata qui all'interno della sezione. Possiamo diciamo agire sul nome della pagina ricordandoci che ovviamente ci sono anche dei vincoli alle volte legati dentro tutto Facebook al numero di utenti che ci seguono, al numero di utenti di un gruppo, al numero di volte in cui si chiede un cambiamento, alla fusione di pagine, a tante diciamo situazioni che si possono presentare. Quindi è sempre bene. Ehm, diciamo Sviluppare ecco, un minimo di dimestichezza e non dà troppo per scontato che il cambiamento di una pagina andando avanti nel tempo sia sempre accessibile nelle prime fasi, sicuramente sì. Però, se ho ragionato bene, se ho sviluppato a monte quello che è il naming della mia attività, della mia presenza online o quella del mio brand, chiaramente saprò esattamente qui come muovermi. Informazioni aziendali possiamo integrare dei dettagli. Vedremo che effettivamente, a seconda del tipo di attività potrebbero esserci delle opzioni. Eh, cangianti nel corso del tempo o in relazione appunto alla suddetta categoria. Possiamo eventualmente indicare quelle che sono diciamo eh, delle informazioni particolari come la data d'inizio di questo tipo di attività. Possiamo effettivamente introdurre la logica dei metodi di pagamento se ci fa comodo. Ovviamente qui siamo davanti al caso studio di una pizzeria, quindi è normale che ci sia anche questo tipo di informazioni. Indirizzi mail, sito web. E tutta una serie di altre informazioni, ho incluso anche la possibilità di integrare degli altri account, ovvero la presenza su altri social, che sono quelli che troviamo qui, che scopriamo qui all'interno di questo elenco. Uh, furbizia da parte di Facebook, vi faccio vedere una cosetta sfiziosa, molto divertente, se vogliamo definirla così. Quando inseriamo i link ad altri social, se il social fa parte del network di Facebook, come in questo caso che è Instagram, lo vedremo linkato. Se effettivamente parliamo di social diversi, vedi Twitter, non è cliccabile, non, non è linkato. Né YouTube, Snapchat non è nulla linkato. Perché, come avevo detto, Facebook non vuole che usciamo dal circondario del suo network, e questo è il suo modo per indicarcelo implicitamente. Ehm, menzione specifica particolare per la sezione storia, un'introduzione diciamo di qualche tempo fa molto interessante che anticipa una cosa che troveremo nelle note. La struttura di quest'area che ritroveremo nelle note è dedicata all'arricchimento praticamente della sezione informazioni. Ve la faccio vedere all'interno della pagina Artlandis Webinar. Eccola qui. Nella storia io inserisco una bella testata visibile posso formattare il testo nel modo in cui preferisco, ecco qui vedete la prova, posso inserire dei link, eccetera. Il vantaggio di una struttura come questa è quella di andare oltre il semplice post per focalizzare l'attenzione direttamente sull'argomento di cui si sta parlando. In questo caso, le informazioni relative alla mia pagina. Posso inserire video, immagini, quello che mi pare piace, come se fossimo in un blog e questo fosse una pagina del mio blog. Di conseguenza, man mano che noi scriviamo, ecco qui Posso andare ad inserire, per esempio, il grassetto, il corsivo, un codice, un link, quello che mi pare piace. E in generale abbiamo quindi la possibilità di rappresentare al meglio quella che è la sezione informativa della mia pagina senza doverci limitare eh, banalmente alle informazioni eh, di rito, quindi appunto quelle che siamo soliti ritrovare dentro le singole pagine. Sezione Community. Nell'area community, di nuovo andiamo a vederla dentro Artlandis webinar, eccola qui, Facebook ci racconta chi è il nostro pubblico, il numero di utenti totali che seguono la pagina, che si attivano, ci dà delle altre informazioni, i gruppi collegati, ci permette di invitare i nostri contatti, se effettivamente siamo interessati abbiamo anche diciamo, delle evidenze come fan più attivi, insomma cose di questo genere. Sezione servizi. E qui non ci sono i gruppi, però. Ah, ok, lo devo fare vedere nell'altra pagina. In realtà, i gruppi. Andiamo sul modelli tab, eccoli qui. Non sono attualmente presenti, semplicemente perché la pagina è stata appena creata. È nascosta, quindi, giustamente, non ha senso farle creare un gruppo. Facebook tutela se stesso, né più né meno. Lo vedremo all'interno della mia pagina. Partiamo, però, prima dai servizi. L'area servizi è una di quelle aree esistenti da un bel pezzo che la maggior parte della gente ignora. Nella sezione servizi in realtà ritroviamo quella che è un'area dove un'azienda ha la possibilità di raccontare se stessa attraverso l'esposizione di una serie di contenuti. Uh, questo genere di area è molto comoda. Faccio un esempio con... Uh, dunque io qui su no. quando per esempio configurai la pagina di Dosity... Ecco qui andiamo nell'area se nell servizi. Andai ad integrare quelli che sono i servizi di dositi con tanto di testo descrittivo, immagine a seguito, diciamo che in generale questa sezione serve esattamente a ciò che il termine ehm, sembra effettivamente rappresentare: servizi, cioè di che cosa parliamo. Cos'altro posso trovare dentro atlantis Webinar, dentro la mia pagina. E allora metto il nome del servizio, il prezzo, se eh, diciamo eventualmente è un qualcosa che serve. Posso eventualmente personalizzare ciò che mi interessa, rendere gratis, o per l'appunto, come diciamo, eh, indicavo poco anzi, nessun tipo di prezzo. Inserisco una descrizione. Eventualmente se c'è di mezzo anche, diciamo, eh, una necessità di esplicitare una durata, posso attivarla o nasconderla. E poi posso eventualmente introdurre anche un'immagine di riferimento. Una comodità perché? Perché l'area servizi. Comunque, guardiamolo qui in alto, eccolo ha un suo permalink che è questo facebook.com slash pg slash pizzeria 2020 services quindi posso effettivamente sfruttarlo per condividerlo più velocemente e meglio con il mio eventuale pubblico insomma un, un contesto molto molto interessante da ricordare ecco di attivarlo a che cosa serve nel caso in cui la pagina sia gestita da, un, da una persona fisica, da un grafico, un digital artist, un fotografo, un programmatore, nei servizi io ovviamente posso andare ad integrare una serie di elementi che arricchiscano la percezione della mia figura. Quindi, magari posso esplicitare qui la possibilità di offrire servizi da freelance di sviluppare dei video, di sviluppare dei tutorial, magari ho messo dei file gratuiti su Dribbble o su Gumroad o altrove. Metto qui l'informazione, ecco i file gratuiti che ho creato, li trovi qui. Ho creato un portfolio di contenuti a pagamento che vendo su Adobe Stock. Bene, metto qui il riferimento. E si tratta veramente di arricchire quello che è la nostra presenza come se fosse il nostro sito, questa volta all'interno di Facebook. Video in diretta, ovviamente Parliamo per l'appunto di video che vengono espressi nel formato live e che posso eventualmente rilanciare e organizzare direttamente da qui. Veniamo invece alle fatidiche note. Che cosa sono le note? Qui una un annotazione storica, devo necessariamente integrarle. Eh, qualche tempo fa eh, arrivò praticamente balzoio, onori della cronaca, la piattaforma medium.com. Se non ricordo male dietro diciamo, questa piattaforma c'erano due sviluppatori di Facebook, i quali a un certo punto decisero effettivamente di andare a generare questa nuova piattaforma tutta dedicata agli autori, alla scrittura, quindi diciamo, offrendosi come una sorta di canale, eh, che fa da, diciamo, da, canale ideale ecco, per, per i blogger, che fa da contenitore dei propri contributi, cosa che però eh, fece storcere il naso a Facebook, il quale rispose immediatamente aprendo questa nuova sezione chiamata note. In effetti le note non sono altro che pagine del nostro blog integrato all'interno della pagina Facebook. Inizialmente Facebook diede parecchia visibilità alle note. Voi scrivevate un contributo e gli utenti lo vedevano come in qualunque altro post, cliccando, interagendo, eccetera, eccetera. Qualche mese dopo, un po' perché forse gli utenti non lo utilizzavano, un po' perché Facebook ormai era, diciamo, molto meno interessato a sostenere questa funzionalità, visto che ormai Medium era attivo e lanciato da tempo, eccetera. Le note si misero di funzionare non in termini tecnici, in termini di visibilità. Se oggi voi pubblicate una nota, facemmo diversi esperimenti online con tanti amici. Se pubblicate una nota, praticamente la vedete solo voi e i vostri amici eh, che gestiscono la pagina. Tutti gli altri non la vedono. Il che mi spingerebbe a dire: vabbè, allora, Massimo, che me ne spiega a fare note, non le utilizzerò mai. E' qui che invece di nuovo, ancora una volta, l'ennesima volta sono costretto a sottolineare l'importanza di quell'approccio. Non sono io che mi adatto al social e quindi non, non uso le note perché non funzionano, perché non sono visibili, ma al contrario, uso una sezione per le mie necessità e quindi adatto il social a me. Esempio specifico. Le note da sole non ottengono visibilità, ma godono anch'esse del famoso permalink, quindi c'è un indirizzo in alto che riporta la dicitura, nome della pagina e poi note. Bene, immaginatevi un locale che settimanalmente pubblica l'elenco dei menù diversi, delle bevande, dei vini, che quella settimana servirà. La nostra pizzeria da Ciro ogni settimana eh, si inventa almeno 3-4 pizze diverse. Le esplicita tutte qui dentro. Però abbiamo detto che se pubblichiamo una nota, magari nessuno la vedrà, la visualizzazione magari sarà più scarsa, d'accordo? Ma poi io che cosa faccio? Promuovo tramite una newsletter, tramite gli altri social o all'interno del mio stesso feed della home page questo link. In questo modo spingerò gli utenti a scoprire il menu della settimana portandogli io per mano direttamente dove a me fa comodo, dove non solo avranno il post più recente, ma una percezione di tutto ciò che ha preceduto quel post e inizierò quindi ad educare il mio eh, pubblico a questo genere di comprensione, cioè se vieni nella mia fan page e ti interessa scoprire il mio menu settimanale, vai nella sezione note. Ricordiamoci che siamo sempre noi a dover educare, è il caso di dirlo, il nostro pubblico. Non aspettiamoci che il pubblico si metta ad esplorare un'intera pagina come se fosse la prima volta che ne vede una. Quando si parla di tempi di reazione di velocità di reazione, a questo ci si riferisce. Gli utenti ormai sono più rapidi nello scegliere i contenuti e i servizi, e se non li catturiamo subito, se non catturiamo subito il loro interesse, quegli utenti vanno via. Una necessità che coinvolge tutti, dall'utente singolo che apre una fanpage fino all'azienda più quotata. Ma aspetta sempre a noi che gestiamo la pagina indottrinare il nostro pubblico e spiegargli: vai in questa sezione perché lì troverai un qualcosa di utile, a motivare ecco, quella visita. Lo vedremo questo ragionamento più avanti quando, per esempio, parleremo di Telegram e vi racconterò del modo in cui io lo utilizzo, cioè come contenitore dei miei podcast. Ma chi è che va a, vedere i pod, a, va a sentire i podcast su Telegram? Chi mi segue? Indottrinato da me. Perché sa che c'è l'esclusiva di un elemento che trovi solo lì. Se vuoi ascoltare i miei podcast devi per forza legarti al canale o comunque visitarlo. Ecco, siamo noi a indottrinare, veicolare, mostrare, dimostrare, spiegare e raccontare ciò che più ci fa comodo davanti al nostro pubblico. Chiudo questo viaggio all'interno delle tab, così si chiamano queste sezioni a sinistra, perché magari qualcuno di voi potrebbe notare che ho più tab del normale qui all'interno della mia pagina. Tra le tab aggiuntive, vi segnalo per esempio la vetrina quella di Dosi è ricca di tutte le proposte che sono disponibili all'interno del portale. Guardate quanto è carino avere una vetrina vera e propria dove io per ogni singolo prodotto o servizio posso integrare immagini e video a piacimento e dare la possibilità agli utenti di scoprire che cosa vendo, che cosa, di che cosa tratto, eccetera, con una bella lista in evidenza e altre liste diverse gestite da me un prodotto alla volta. Prodotto, prodotto, prodotto. Questo genere di approccio può effettivamente farci comodo. Ad esempio quello che metterò qui dentro, adesso che sta arrivando la nostra giornata dei webinar, sono eh, diciamo, i prodotti intesi come i canali di offerta e le tipologie di, di video, come quello che sto registrando. Quindi anche qui si, è vero che si chiama prodotto e quindi ci aspetteremmo la necessità di indicare un prezzo, cosa che effettivamente Facebook come vedete mette in bella mostra e non abbiamo la possibilità di oscurarlo. Però io in questo caso bypasso il sistema e sfrutto. L'indicazione 0 euro per integrare un link che dica agli utenti OK, comincia a seguirmi da qui in avanti, cioè da qui da questo link in poi. Ovviamente è un piccolo escamotage, però qual è la regola? L'ho appena ridetta poco fa. Non sono io che mi dato al social, ha dato il social alle mie necessità, nel rispetto ovviamente del regolamento. Chiudiamo questa finestra. Sempre nella mia pagina, oltre alle sezioni lavoro che utilizzerò in un certo modo e sezioni particolari, vediamo che ci sono altre tab. Eh, Poco tempo fa, in realtà un bel po' di tempo fa ora che ci penso, c'era la possibilità di integrare delle aree specifiche all'interno delle fanpage attraverso una dinamica legata proprio a queste benedette tab. Erano piccole applicazioni che si collegavano alla pagina e ci, ci permettevano di integrare al loro interno cose che di solito non permetteva Facebook nativamente. Guardate nel mio caso, ho integrato queste Pinterest, qui dentro trovate proprio Pinterest. Ho integrato YouTube dentro Facebook. Eccolo qui, il mio canale YouTube con tanto di video che posso anche attivare direttamente qui dentro. Ho integrato Instagram in una maniera diversa da quella che attualmente è disponibile nativamente sulle pagine. Idem con patate Twitter. Il giochino di queste integrazioni ormai è in disuso perché? Perché eh, diciamo che nel corso del tempo Facebook ha inibito la visualizzazione diciamo, di determinati contenuti in versione mobile, tra i quali proprio le tab. Quindi il fatto che io le, le abbia ancora, le lascio esclusivamente allo scopo di mostrarle in corsi come questo. Però in generale eh, non è questa la via da utilizzare, perché sappiamo che la maggior parte del traffico ormai è lato mobile. E se lato mobile e le tab non si vedono, non ha senso andare a implementare funzionalità che magari potrebbero spingere Facebook anche a storcere il naso. E di conseguenza scopriamo che le tab sono un qualcosa di molto intrigante, di molto interessante, ma che però va gestito e considerato nel modo corretto, quindi dando una precisa motivazione a tutto ciò che è lo scopo di quelle sezioni da valutare dentro l'area impostazioni, modelli e tab, scegliendo cosa eh, attivare, come attivarlo e quale scopo dargli, come ho appena detto. Ed eventualmente sapendo che in qualsiasi momento posso disattivare la tab vetrina, eccola, si riattiva subito il pulsante aggiungi una tab e posso riaggiungerlo di nuovo. Chiudo con una menzione che a questo punto dedicherò al prossimo video, quella dei gruppi. Ovvero, abbiamo detto anticipato che una fanpage può generare dei gruppi e legarsi ad essi, c'è tanto da dire e questa è solo l'anteprima. Qui arriva quella che è forse la novità più recente di Facebook, ovvero quella dell'ultimo anno, ovvero un interesse importante e rinnovato da parte di Facebook nella gestione e nell'uso dei gruppi e delle loro attività.